La foresta tenebrosa. Wow! Cos'è la foresta di Biancaneve dove si fa il trip prima di incontrare i nani? Ciao, cucciolo! Benvenuto nella foresta! Direi che è tenebrosa e spettrale. Beh, ci avviciniamo al palazzo di Crudelia e la sua influenza nefasta sembra allargarsi tutto intorno. Ci sono tracce dei suoi tirapiedi. Non ho visto nessuno, ma ora che ne parli mi sembra di sentire il profumo di Le Pelt. Eau de pommes frites. Da. Terrò gli occhi aperti. A dopo, Crystal. Fritto misto. Allora, calmi tutti. Iniziamo un attimo ad avanzare. A questo giro ho deciso che se non troviamo le cose non tornerò indietro. A parte per i fratelli. I fratelli sono l'unica cosa che mi interessa. Ma se davvero non riusciamo a prendere tutti gli ossi, me ne faccio una ragione. Ecco qua. Sei troppo forte! Quindi, posso scavalcare? Posso scavalcare, perfetto. Vediamo. E poi, scusami. A parte che Crudelia che ha un castello. Già questa è una cosa di troppo, proprio wow. Ma sta casa uscita direttamente da Biancaneve. Da dove cacchio è uscita? Dove cacchio siamo? Scusami, non eravamo a Londra fino a 5 minuti fa. Siamo passati dal Big Bang, siamo finiti in mezzo alle lande ghiacciate e poi siamo finiti su un castello medievale. Boh, la geografia, questa sconosciuta per gli scrittori dei giochi Che Disney. cosa fai qui, Crystal? Volevo mostrarti una cosa. La vedi questa buca nel terreno? No? Conduce a una serie di gallerie che collegano diverse zone della foresta. Puoi servirtene come scorciatoia? Quale buca? Fantastico! Grazie! Dove l'hai vista la buca? Quale buca? Ah, questa buca, allora stavo vedendo giusto. Allora. Bella. Dunque. Allora, è come il livello del museo. Hub centrale e tante zone diverse. Quindi, finiamo di esplorare un attimo questa di zona prima di avanzare. Non si sa mai che. Esatto, trovi ancora qualcosa in giro? No, di qua. E proseguiamo. Ad esempio, dobbiamo vedere se c'è già un fratellino in giro. Mi piace un sacco quando riusciamo a non farci colpire. Dunque, scendi giù tu. Allora, ammetto che non era ciò che volevo. Ma porca di quella miseria. Sicuro adesso ci muoio comunque. Non siamo morti, però poco ci manca. Forza elicottero, scendi. Non volevo certo evitarlo, ma. Dai. Oh, mamma mia. Allora, lì c'è una bistecca. Guardando questo vecchio tronco mi è venuta un'idea. Sarebbe? Dato che Le Pelt si aggira nei paraggi, potresti usare il tronco per costruire una trappola. Potrebbe funzionare, Crystal. In che Di certo è modo? troppo grosso per passarci attraverso. Buona fortuna! Cioè, allora, fammi indovinare, dovrò probabilmente incastrarlo all'interno del tronco. E ok. Ma come? Cioè, cosa. Non lo so. Cucciolo, ho Vieni un qua. regalino per te. Vediamo. Oh, ecco che arriva Le Pelt. Ciao, bel cucciolo. Esci subito di lì. Da bravo. Non Non puoi vedere costringermi a che sono dall'altra rientrare. parte. Brutto mostriciattolo. Sei così idiota da incastrarti nel tronco da solo? Oh no, sono
incastrato! Tiratemi fuori di qui! Aiuto! Gli ci vorrebbe una cura dimagrante istantanea! Body shaming? Sarà un po' odore di tartufini! Ma cosa... Boh, vabbè... Ma che ne so io... Sto anche a pensare a cosa dicono sti personaggi. Allora, vediamo con calma. Giriamo tutte le zone prima di avanzare per bene, perché siamo a due cuccioli e non so se ne abbiamo mancato qualcuno. Scendi. Ah, di nuovo. Cacchio, sti maledetti elicotteri. Più che altro non vedo altri buchi nel terreno, come diceva il gioco. No. Ecco qua. Yippee, sono libera! Non vorrei che in realtà l'hub centrale ti porta in tutte le zone diverse e che tutte poi alla fine siano collegate. Io intanto continuo, come dicevo, eccola qua la buca, lo sapevo. Dunque, quindi quella è la prima zona, questa quindi è la seconda, terza e probabilmente ultima zona. Salviamo, ecco qua. E proseguiamo. Superato il francesino. Ecco qua, proseguiamo. Siamo a 50 ossi, questo vuol dire che siamo a metà del percorso. Scendi, per favore. Ecco qua, sto giro ormai ho capito che devo aspettare che sia raso a terra per prima di attaccarlo. Non vedo se ci sono cagnolini in giro qui. Però vorrei credere che ci siano. Quindi per il momento, attenzione a non cadere. Avanziamo. Come? No, aspetta. O ho sbagliato io il salto o giustamente le texture si sono un attimo sminchiate e mi hanno... Ma perché scivoli? E mi hanno fatto deconcentrare. Sì, perché... Allora, io sono andato dritto pensando che fossero lì gli ossi, invece sono all'interno del tronco, ma lei scivola. Perché è furba, sto cagnolino. Ecco qua. Dunque, prendiamo anche le bistecchine, già che ci siamo. Le prendo tutte e due? No, ne prendo una e basta. Eccoci qua. Allora, dicevamo, sì, alla fine il cucciolo c'era, eccolo qui. E così, non cadere, siamo a 4. Arrivano i nostri. Ecco appunto, 4 cuccioli e la strada prosegue da quel lato, giusto? In realtà si divide o sbaglio? Aspetta, noi siamo arrivati, bastardo, da qui, no? Visto che c'è un elicottero, questo vuol dire che di qua si prosegue. Ehi, sono qua. Ecco fatto. Dicevo, scusami un attimo, prima di proseguire fammi un attimo rivedere bene la zona. Noi siamo arrivati da qui o dall'altro lato? No, siamo arrivati... No, questa è un'altra zona ancora. Perfetto, meno male che ho visitato. Quindi, qua c'è un cucciolo. Lì c'è una chiave. Bella. Lì c'è una chiave, dicevo. E qui c'è anche il pappagallo. Eccoti qua. Dunque, credo che questa sia una zona elastica, anche se è una ragnatela. Poco c'è di elastico in una ragnatela, ma va bene, questo non lo discuto. Ecco qua, ora che abbiamo la chiave possiamo proseguire, immagino. Eccoci qua, proseguiamo. Non so per cosa era la chiave, però
I cuccioli in questo livello sono stati relativamente facili da trovare. Sono stati veramente easy da trovare, non abbiamo avuto troppe difficoltà. Ecco fatto. Gli ossi, come al solito ho detto, chi se ne frega. Se li troviamo bene, se non li troviamo, amen. Io intanto li prendo poi, appunto, come vi dicevo. Se non ce li abbiamo tutti, sti cacchi. Ecco qua. Mi frega ormai relativamente veramente niente. Non sono quel tipo di giocatore accanito che tutto vuole subito. Ecco qua. Allora, con calma, perché non mi va di... esatto, di rifarmi il percorso per colpa della prospettiva e delle texture che mi sfanculizzano tutto. E io non capisco quanto è profonda una cosa finché effettivamente il salto non lo facciamo. Ecco qua. Poi scivoli tu per qualche arcano motivo. Ecco qua. Siamo a 91. Fine livello? Sicuramente. Ovvio. Però aspetta che forse... vieni qui. Vediamo. Me ne mancano con questo solo 6. Vabbè. Sti cacchi. Poi sta bistecchina messa qui alla fine. Vabbè.